Passeggiando per il cimitero del Verano di Roma, mi sono innamorato di questo vero e proprio paradiso degli artisti e mi sono messo in testa di condurre visite guidate teatralizzate. Quello che faccio in questo posto è un omaggio innovativo. Parlo con gli artisti del passato, li faccio rivivere con citazioni recitate e fantasticando insieme a loro. Un giorno, tramite un critico cinematografico, vengo a scoprire che nel cimitero di Père Lachaise Gesù usava questa visita guidata movimentata e che sulla lapide di Jim Morrison agli spettatori veniva dato addirittura un assaggio del suo whisky preferito. Mi venne quindi in mente di ripetere l'esperimento con i nostri artisti, quelli tricolore. Una sera, come tante, ero solo e camminavo per le selve oscure del Verano. Davanti alla cappella di Aldo Fabrizi mi venne in mente di cucinare proprio una bella carbonara. Non feci in tempo ad organizzarmi per la preparazione che apparve dal nulla anche la sorella, Elena. Per tutti, la sorella. Mi immaginai anche uno chef che aveva preso lezioni dai grandi cuochi del cinema. La sorella disse: fermi tutti, buoni un po', che state a fa'? Qui senza gli ingredienti giusti non si fa la ceppa, eh? Aldo, costantemente geloso della sorella, si allontanò infastidito, disse che voleva andare a Campo dei Fiori per prendere il suo guanciale preferito e la sorella consentì. Dopo una ventina di minuti ritornò con una busta piena di ogni ben di Dio e iniziò a spiegare al giovane chef come si prepara la carbonara. La base sono le uova. Lo chef iniziò a ridere e la sorella lo bastonò pesantemente. State zitto, mo te faccio vedere io. Poi tagliò il guanciale marchigiano mentre lei iniziò a sbattere le uova. Io ero un brodo di giuggiole e non stavo più nella pelle per assistere al mega evento. Un altro pizzico di pepe asiatico ed era quasi fatta. Si iniziò a spargere per il cimitero un certo profumino. Oh, senti che profumino! Questo fa resuscita pure i morti! E infatti, di lì a poco, giunse Mario Breca che portò le sue olive magiche. No, questa volta non erano greche, bensì idrane. E come per magia scese dal cielo un tavolo da trattoria, con una medica tovaglia a quadratini rossi e bianchi, e già apparecchiata per tutti loro che di mangiar non erano certo stanchi. Erano tutti pronti per mettersi seduti, mentre Aldo ed Elena discutevano sulla cottura dei maccheroni. Proprio in quell'istante, attirato dalla situazione, arrivò Bud Spencer, il quale aveva ovviamente una fame inaudita e sapeva bene che non ci si presenta mai a mani vuote. Aveva con sé qualche chilo di fagioli e li diede alla sorella, che però gli disse di starsene zitto e seduto perché i fagioli solo gli angeli potevano mangiarli. E proprio per questo, dopo tanto riposo eterno, avevano bisogno di energie, di sostanza, insomma, di ciccia. Ervino? Dove sta Ervino? Domandò Ferruccio Amendola. Ecchi beh, Bressane, il più buono. Quando lo bevi sa de pepe, è un vino pepato, rispose Gasperino il Carbonaro, uscendo dal suo locolo. A vedi chi c'è sta. Gasperino il Carbonaro, interpretato da Alberto Sordi, è invenzione del grande Mario Policelli. È uscito dal nulla, mortacci. Ma che c'entra mortacci, che c'entra mortacci, quello è citti, avetti c'è. Ma io non ho capito una cosa. Se il vino sa de pepe, allora il pepe sa de vino? Avettice, ma che sta di? Che sta di? Te regoli mai, dacci. Era tutto pronto. Intanto Marco Ferreri chiamò Aldo, dicendogli se potevano venire anche Marcello Mastroianni e Ugo Tognazzi, che avevano fame. E ovviamente Aldo gli disse: te preoccupa, che non se magna 4, se magna pure in 10. Ma allora vengo anch'io. Dattola. Beh, molto umano, grazie. Avanti, avanti.
Avanti che c'è posto! La tavolata era pronta, al piazzale del Verano. Tutti erano pronti per la carbonara. È stata una vera fortuna che Marco Ferreri avesse con sé una cinepresa. E fu così che nacque... La grande abbuffata, il ritorno. Beh, insomma, quasi. Arrivederci, non dà la mano.